Fred. Film O'Clock News. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le notizie dal mondo del cinema. In questa edizione parleremo di Alberto Sordi, Sidney Sibilia e di Michael Caine. È morta a Roma Rossella Falk, aveva 86 anni, attrice prediletta da Fellini e da Visconti, musa ispiratrice delle commedie di Giuseppe Patroni Griffi e di Diego Fabbri, compagna d'arte di Romolo Valli e Giorgio De Lullo, è stata definita la Greta Garbo italiana. Tra le sue ultime interpretazioni al cinema, Non ho sonno di Dario Argento nel 2000. Il Museo Nazionale del Cinema ricorda fino a domenica 26 maggio Alberto Sordi con un'ampia rassegna dal titolo L'Imperatore di Roma, omaggio ad Alberto Sordi, in occasione del decennale della sua scomparsa. Domani alle 20.30 presso il Cinema Massimo, Luca Verdone presenterà al pubblico il documentario realizzato insieme al fratello Carlo dal titolo Alberto il Grande. Mentre per quanto riguarda i nuovi progetti, primo Chuck per Smetto quando voglio, esordio alla regia di Sidney Sibilia. Si tratta di una commedia scorrettissima ambientata a Roma. Nel cast Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero di Rienzo, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti e Neri Marco Re. Sette brillanti cervelli, laureati nelle discipline più complesse ma senza lavoro, hanno un'idea per sconfiggere la crisi, ma da ricercatori si trasformeranno in ricercati. Intanto cresce ancora il cast di Interstellar, il nuovo film di Christopher Nolan. Oltre a Matthew McConaughey, Anne Hathaway e Jessica Chastain, sarà sul set anche Michael Caine. Sul ruolo affidato all'attore inglese non sappiamo nulla, ma d'altra parte non si sa praticamente nulla nemmeno sulla trama del film, quindi la cosa non ci meraviglia più di tanto. Mentre Variety scrive che Robert De Niro affiancherà Jason Clarke e Omar Sy nel thriller Candy Store, diretto da Stephen Gahan. De Niro interpreterà un poliziotto ai margini che si ritrova alleato di un ex agente dei servizi segreti nella lotta a una potente organizzazione criminale che opera a Brighton Beach, Brooklyn. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma ci risentiamo fra un'ora con altre notizie.